I primi documenti che parlano del castello di Manfredonia risalgono al 1279. In essi si fa riferimento al reclutamento di manodopera al fine di far iniziare i lavori di costruzione. Tuttavia è possibile che Carlo I avesse fatto costruire il castello sfruttando le strutture già presenti. Il castello si è sviluppato fino alla sua configurazione attuale attraverso una serie di trasformazioni, ampliamenti e rifacimenti che si sono susseguite in epoche diverse. Le prime trasformazioni risalgono all'incirca al 1442, quando gli aragonesi, nell'ambito di un vasto progetto di fortificazione delle zone costiere, dotarono il complesso di una cinta muraria che inglobava tutta la struttura preesistente. Il secolo successivo venne realizzato un bastione a pianta pentagonale ad ovest del castello, inglobando una delle torri circolari che doveva proteggere la struttura in caso di attacco nemico proveniente dalla città. Nel 1620 il castello fu conquistato da turchi, soprattutto a causa della mancanza di sufficiente artiglieria e la totale assenza di parapetti protettivi. Persa la sua funzione difensiva, nel XVIII secolo fu utilizzato come caserma e il torrione ad ovest venne usato come prigione. Nel 1901 fu acquistato dal comune di Manfredonia, che lo donò allo Stato con l'impegno da parte di quest'ultimo di costruirvi all'interno un museo archeologico. In origine la struttura si presentava di forma quadrilatera, racchiusa in una cinta muraria che presentava 5 torri a pianta quadrata, 4 agli angoli del complesso e la quinta probabilmente nei pressi della porta principale, nel lato a nord-est. Thank you.
Successivamente le quattro torri agli angoli vennero inglobate in torrioni cilindrici, mentre della quinta non restano che poche tracce. Nella cinta muraria più esterna, costruita nel periodo aragonese, vennero poste quattro torri cilindriche più basse di quelle interne, essendo queste più idonee alle tecniche difensive del periodo. Sotto il profilo architettonico si rifà molto a quelli che erano i canoni costruttivi propri degli Svevi, con la sua regolarità e linearità geometrica. Nel museo, all'interno del castello, è possibile ammirare le misteriose stele daunie, risalenti al VII-VI secolo a.C. e provenienti da numerosi centri del Foggiano. Thank you.